Tranquillo, mio piccolo cadetto delle meraviglie, ci siamo quasi! Wallaby 2 è ancora qui! Ce l'abbiamo fatta, mamma! Sono arrivato! Ma dove sono tutti? Sembra il rumore di un elicottero che sta spiccando il volo! Mi ricevete? Sono Tom Thomas e sto portando Wallaby 2 al centro alpino per le attività di montagna a prendere i cadetti. Passo! Mamma, dovevamo andare al centro alpino per le attività di montagna, non alla stazione di soccorso alpino! Torna indietro! Non ti preoccupare, piccolo angioletto mio. Riuscirai a salire su quell'elicottero. Conosco una scorciatoia. Reggiti forte! Ho i calzini tutti bagnati! No. Non potreste... Ok, cadetti. Mettete giù le barelle. Oh, aspettate, non troppo veloce. Oh! Non avrei dovuto solamente occuparmi dell'equipaggiamento. Ben fatto, cadetti. Avete imparato come si scarica una barella, a portarla, a maneggiarla e a come legarvi i manichini. Manichini? E ora arriva il pezzo forte. Impariamo le procedure di sicurezza dell'elicottero prima di farci un giro sopra. Sì! Oh, wow! Norman si sta perdendo una giornata davvero memorabile. Sì, scommetto che si sta annoiando. Sta' attenta, mamma! C'è un albero caduto! Oh, non c'era l'ultima volta! E quando è stato? 10 anni fa! Frena, frena, frena! È quello che sto facendo! Non credo che arriverò in tempo per il giro in elicottero. Dobbiamo chiamare Sammy il pompiere. Sistemerò la bombola del gas per Ellie. No, lo faccio io. No, lo faccio io. Ma Ellie ha detto di non toccare niente. E da quando in qua obbedisce ai grandi? Ti ho detto di darla a me. Svelte, state indietro, indietro. E mettetevi sotto vento. James! James! Sono qua su. James, resta calmo, andrà tutto bene. Continua a reggerti forte con le mani e sposta il piede destro in basso. Ecco fatto, James. Cerca di scendere ancora un altro po' e potrò raggiungerti. Ben fatto, James. Posso prenderti da lì. Ora lascia andare il tronco. Ti ho preso. Stavo cercando di chiamare Sammy il pompiere, ma non ho più bisogno ora che ci sei tu. Sarebbe meglio chiamare il pompiere Sam. C'è un incendio nella foresta vicino al mulino. C'è un incendio nella foresta vicino al mulino. E il vento lo sta facendo propagare in fretta. Andiamo subito, signore. Penny, prendi Jupiter e vediamoci al mulino. Ricevuto, Sam. Questa camicia, lo giuro. Non l'hai mai lavata comunque, Norman. Ecco Sammy il pompiere. L'incendio si sta propagando in fretta, Sam. Ellie, pensa ad azionare le manichette di Jupiter. Andiamo, Penny. Spegniamo questo incendio!
no! Ma tutto bene, ragazzi, sono qui e ho portato i festoni. Non c'era bisogno di stendermi il tappeto rosso, Sam. Credo che avrà bisogno di una bella pulita, Sam. Che dici? Lo ributtiamo in mare? Ascoltate, gente! Abbiamo 10 minuti! Oh, non riusciremo ad attraversarlo in tempo per la visita reale! Mai dire mai con gli... Uomini selvaggi di Ponti Pondi! Allora, cosa faranno esattamente gli uomini selvaggi di Ponti Pondi? Ci faranno prendere il distintivo di volo? No! Gli uomini selvaggi vi spiegheranno come attraversare una scarpata. Ecco fatto! Siete in una botte di ferro. Torneremo al più presto! Non è più lo stesso tappeto, Elvis. No, Sam, non lo è. Cosa? Il corteo reale, voglio dire i pinguini, come volete chiamarli. Il principe e la principessa hanno fatto una sosta non programmata da Dilys al suo supermercato. Cosa? Perché sono andati lì? Hanno dimenticato il giocattolo preferito del principino e vogliono vedere se trovano qualcosa lì. Allora, perché noi li aspettiamo qui? L'ultimo che vede il principe è una patata muffita! Dovremmo portare il tappeto con noi? No, credo che i giorni di gloria di questo tappeto siano finiti. Andiamo, James! Il principe aspetta! Non guardare in basso! Oh no, io sì, no. Lo sappiamo, James. Odi le corde che attraversano le scarpate. Va, ci sei quasi. Preso! Ora manco soltanto io. Guardate e imparate. Vi faccio vedere come si fa. Vai così, Tom! Che sta facendo quella pecora? Quale pecora? Sta mangiando la fune, a quanto pare. No, 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 no! Vattene via, pecora! Noi non ti vogliamo qui! Va a mangiare qualcos'altro! Andiamo, Tom! Sei un uomo selvaggio! Mi sono fatto male alla spalla! Non posso arrampicarmi! Credo che sia meglio chiamare Sammy il pompiere. Riesco a spostarlo, Penny. Dobbiamo sbrigarci, Sam. Si sta riempiendo in fretta. Che ne dici di Phoenix? Phoenix è potente, ma non riusciremo mai a farlo arrivare in tempo. In effetti c'è un'altra cosa abbastanza potente per sollevare quel sottomarino. Il mio Submaster 2000. Io credo che potrebbe essere finito in fondo al lago. Santo cielo, santo cielo! Sto per calare l'Argano, Sam! Siamo pronti, Tom! Ah!
Vero, Norman? Sei al sicuro adesso. Ben fatto! Ti ringrazio tanto, pompiere Sam. Quello che hai fatto oggi è stato davvero molto pericoloso, Norman. Lo so, mi dispiace. Non lo farò mai più, giuro. Ma ho girato un bellissimo filmato del tuo intervento, Penny. Stavolta non te la caverai con così poco, Norman Price. No, Norman, credo che finirai in un mare di guai quando tornerai a casa. Ma forse questo potrà essermi utile. Quel mascalzoncello è venuto qui a mangiucchiarsi tutti i miei mega fagiolini. Andiamo, Elvis. Abbiamo trovato il nostro uomo. Porcellino, volevo dire roditore. Sembra che le cipolle siano a posto. Scusa, Mike, per caso hai visto un porcellino d'India da queste parti? Sì. Quella pallina di pelo ha rubato un morsetto dei miei mega fagiolini e poi se n'è andato via. Oh, come facciamo a trovarlo adesso, Sam? Potrebbe essere ovunque. Elvis, dobbiamo dividerci ed essere molto furtivi. Bene, fermati, James! Siamo arrivati in cima alla collina! James, fermati! Basta così, James! Credo che ormai sia troppo tardi, Norman! Oh, sta iniziando a scendere dall'altra parte! Sta attento, James! Cosa? Aiuto! Corri! Wow! Sta acquistando velocità! E chissà quando si fermerà! Siamo al banco numero 6, James! Cerca di virare da quella parte! Che c'è? L'hai catturato, Elvis? No, è una patata. Oh, una delle rape sta ballando la lambada. Oh, quel mostro peloso ha masticato la mia rapa fino a ridurla in poltiglia. Dobbiamo riuscire a fermare Norris prima che mandi all'aria tutta la competizione. Oh no, sta mangiando la mia carota migliore. Oh.